Si sta per concludere la seconda settimana del lavoro prestagionale del Volerò a Casal de Pazzi. La preparazione procede a ritmi serrati, con i tre gruppi impegnati in dure sessioni di allenamento atletico e tecnico. A Roma sono rimaste l'Under 14 e buona parte della formazione Under 18, che stanno lavorando sulla base di due allenamenti giornalieri. L'Under 16 invece è stata ospite a Ravenna per partecipare a uno stage organizzato dall'Olimpia Todora in collaborazione con la Volley Academy di Manu Benelli. Per tre giorni le ragazze hanno sostenuto una serie di allenamenti congiunti con le parietà di Ravenna, con gli allenatori impegnati in interessanti confronti tecnici sul perfezionamento dell'esecuzione dei vari ruoli della pallavolo. A seguire l'andamento della preparazione a Roma è rimasto anche coach Matteo Pilieci, che ricoprirà il ruolo di primo allenatore dell'Under 16, un ruolo importante per un tecnico che negli ultimi anni ha contribuito in maniera fondamentale al reclutamento e alla crescita delle ragazze. Allora, eccoci in compagnia di Matteo Pilieci. Lo scorso anno assente giustificato per motivi di lavoro, ti sei goduto le finali ovviamente, quest'anno torni a tempo pieno, come va? Bene, il Volerò mi è mancato, sono contentissimo di riniziare a tempo pieno, anche se la giornata è stracolma di impegni, per noi è linfa vitale stare qui al Palavolerò, quindi sono contento di riniziare. Allora, il lavoro in palestra è iniziato da due settimane, la preparazione, insomma, ci sono tantissime novità, come sempre c'è chi sale di categoria, chi va via perché ha superato i limiti d'età e le nuove arrivate. A che punto siamo? Allora, stiamo lavorando adesso tanto sul fattore tecnico, quindi ancora la squadra insieme la stiamo cominciando a vedere, ma ancora non abbiamo iniziato. Ti dico che l'Under 16 è formata da un gruppo forte dell'anno scorso, molto preparato, e vengono dopo aver vinto uno scudetto, quindi sono già un bel gruppo. Gli innesti non sono da meno, sono tutti ottimi innesti. E riniziamo però sapendo che nulla è scontato, anche se siamo un ottimo gruppo c'è da lavorare, perché poi quando sei una squadra che ha delle aspettative sai che quando vai a giocare contro qualcun altro, quel qualcun altro dà sempre qualcosa in più contro di te. Che cosa hai visto in particolare, qualche curiosità o qualcosa che ti ha colpito positivamente ma anche negativamente volendo? Guarda, la dedizione al lavoro, ti dico che questo gruppo è un gruppo che noi stiamo allenando tanto in palestra, stiamo allenando due volte al giorno tutti i giorni con pochi riposi, e con lo staff ci siamo resi conto che nonostante siano stanche in palestra sono comunque concentrate e si comportano già da professioniste, quindi questo è l'aspetto più positivo che abbiamo notato.